Quali sono gli ultimi sviluppi metodologici in materia di geografia elettorale? Per quanto riguarda gli studi elettorali, l'evento voto è caratterizzato da un momento preelettorale e da un momento post-elettorale. Il momento preelettorale, nella fase preelettorale, assume rilevanza tutta la parte metodologica che permette di definire appunto questi domini elettorali che sono di fatto i collegi elettorali. Quindi tutti gli strumenti metodologici che vengono utilizzati in un'ottica statistica consentono questa definizione di questi domini, e questi strumenti sono particolarmente innovativi. Un'esperienza recente c'è stata proprio nella definizione dei nuovi collegi elettorali da parte dell'Istat, che in base a un cruscotto di indicatori, in base a degli strumenti metodologici che in qualche modo corroborano l'utilizzo di questi strumenti, di questi indicatori, è possibile definire opportunamente, con base scientifica, questi collegi elettorali. Collegi elettorali ovviamente che sono delle soluzioni ottime, ma soluzioni ottime, per così dire, locali. È possibile definire più partizioni ottimali. A quel punto l'interazione dialettica su base scientifica di diversi esperti permette di individuare una soluzione che sarà poi quella, interfacciando con la componente politica, la soluzione finale.